Nuovo episodio della trasmissione della rubrica Qual'era l'Erica. Oggi abbiamo con noi per la prima volta un portiere, perché è l'argomento di questi giorni in casa Samba dopo le vicissitudini dei portieri di queste settimane. E parliamo di Fabio Pecorin, un pezzo di storia recente della Samba, 4 stagioni dell'era Fedeli da poco. Ciao Fabio. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Diciamo che fare un'intervista a Fabio non è semplice, perché vedete già che la location non è come gli altri calciatori che ce l'hanno fatta dal divano, ce l'hanno fatta dal caminetto, ce l'hanno fatta... lui ce la fa da riva al lago, quindi proprio specchio del suo carattere. Sta sotto una tenda, qualcosa del genere. Un ombrellone. Perfetto. Visto che è un grande appassionato di pesca, giusto? Quindi non... È una malattia ormai una malattia. Quindi anche con zone arancio, rosse, non si sa bene che colore, non ci allontaniamo da casa, ma rimaniamo fedeli al hobby. Bene, a parte la premessa. Torniamo un attimo alla tua avventura a San Benedetto. Attualmente non stai giocando, come hai detto. No, purtroppo è da giugno che mi è scaduto il contratto, ma che non tocco il campo, mi sa che era le prime settimane di gennaio dell'anno scorso. Sì. Quindi diciamo parecchio tempo, poi vabbè c'è stato anche il lockdown, quindi magari il campionato è terminato prima, per cui eri a Rieti, giusto, la stagione dopo la Samba? Sì, ero in quel di Rieti. Ok. Quindi niente, purtroppo in questo momento stai lavorando, quindi non stai giocando a calcio, non, speriamo. Non trovando squadra o comunque senza stare a casa a fare nulla, ho trovato un impiego al di fuori del calcio e nulla. Sì. Speriamo di vederti presto tra i pali. Noi un portiere a San Benedetto ci sarebbe bisogno, poi magari facciamo una chiamatina a Serafino. Io per tornare a San Benedetto torno anche in bicicletta, guarda. Dal Piemonte, però. Sì, no, da qua, dal lago proprio. Dal lago. E vado, vengo giù. Perfetto. Senti, tu sei arrivato a San Benedetto l'anno della Serie D, quindi 2015-2016, dalle giovanili del Novara, giusto? Fondamentalmente nessuno ti conosceva. Come sei arrivato a San Benedetto? Il percorso non è breve, nel senso, non è dietro l'angolo, quindi chi è che ti ha segnalato? Guarda, te lo dico, cioè, tanto penso che sia ormai storia passata, quindi non c'è nessuno, non creiamo problemi a nessuno, ecco. No, io quell'estate avevo finito il percorso a Novara del settore giovanile, in Novara non voleva farmi il precontratto, e ho incominciato a girare nell'estate nelle varie società di Serie D, diciamo, tramite il mio procuratore di allora. Quasi fine estate, diciamo inizio agosto, ero a Foligno, dove appunto stavo facendo la preparazione con loro, e arrivò un certo napolano che voi conoscete molto bene. E niente, lui, il Foligno, ha avuto poi problemi, ha scelto un altro portiere. Io comunque sono ritornato in Piemonte, e un paio di giorni dopo è arrivata la chiamata della San Benedettese. Del direttore Perotti, e niente, io non ci ho pensato due volte. Non mi avevano promesso neanche di firmare, non firmare. Io ho caricato la macchina e sono Sei venuto venuto. giù, sono andato a cascia, a dire la verità, che A ero in ritiro. ritiro. Sì. E poi po pochi giorni prima della chiusura del mercato mi hanno fatto firmare, e via. Ma quando sei arrivato a San Benedetto conoscevi la Samba, perché tu sei giovanissimo, quindi la Samba in Io Serie B purtroppo non ci gioca da parecchio, quindi magari. La San Benedettese non la conoscevo, non conoscevo l'ambiente, la conoscevo solo per location turistica e basta. E poi quando sono arrivato a San Benedetto, in verità non è che sono arrivato a San Benedetto, perché finito il ritiro poi è iniziato subito il campionato, e quindi sono arrivato a Fermo quel giorno. E uscito dal tunnel a Fermo ho detto: oh cavolo, è qua, cosa mi invento oggi? Dove sono capitato? E lì ho conosciuto, da quel momento lì poi ho conosciuto il vero San Benedetto del Tronto, ecco. Sì, diciamo all'inizio non era stato, cioè non eri portiere titolare, sei diventato portiere titolare se non erro alla nona partita a Sì. Isernia dopo
varie vicissitudini, sconfitta col Monticelli che nessuno dimenticherà mai e quant'altro. Non c'ero io in Porto quella partita lì. No, no, lo so che non c'eri, però tu sei arrivato dopo, proprio per quello. Sì. Proprio anche per quello, fortunatamente sei arrivato dopo e le cose sono messe un po' a posto, però fino a quel momento la stagione non era delle migliori, anche grazie alla tua bravura tra i pali, cioè è andata come tutti sappiamo. Ti ricordi il tuo esordio a Riviera? Il mio esordio a Riviera era Porte Chiuse. Ah, contro di Massimo, che tra l'altro feci fallo da ultimo uomo fuori area e mi hanno buttato fuori, l'arbitro mi ha buttato fuori mi pare un quarto d'ora dall'inizio della partita. Quindi non un esordio da ricordare, diciamo. Assolutamente. Però dopo, diciamo, è stata una marcia quasi trionfale fino alla partita. Stati in campo alla prima panchina di Palladino. Ok. E si è arrivati fino alla famosa partita con la Jesina che ha sancito il ritorno alla Samba tra i professionisti. Tu che ricordo hai di quella festa, visto che c'è una foto che ti vede, non è di quella partita però, c'è una foto che ti vede protagonista. Di quella giornata lì la cosa penso più bella di tutti, a parer mio, è stato l'arrivo allo stadio, perché mi ricordo che eravamo a Grottammare, al Parco dei Principi, e siamo partiti con il pullman e poi a metà strada abbiamo incrociato quel serpentone infinito di tifosi e niente, quello è stato veramente uno dei momenti più belli della mia vita. Poi tutta quanta la partita in sé per sé, poi secondo me è andata in secondo piano, poi il dopo, il durante è stato... Il dopo soprattutto, che lì è uscito il pegorin vero e proprio, dopo non ci ho capito più niente. Ecco. E quindi niente, poi la Samba, diciamo, è finalmente tornata dai professionisti e nelle stagioni successive purtroppo non sei più stato proprio sempre titolare. Si sono avvicendati, cioè ci hanno provato in tanti a levarti il posto, però alla fine di riffo di raffa in qualche modo rientravi sempre o per un periodo o per un breve periodo o per un periodo più lungo tra i pali. Ce ne sono stati diversi, da Frison, Aridità, Perina, Andrea, esatto. Sala. No, come... ti dico, gli anni dopo, allora, il primo anno di Lega Pro io non avevo aspettative di nulla, sinceramente, anche perché per me era una categoria nuova. Appunto non mi ero fatto progetti se non che imparare, che da quello che potevo vedere quell'anno poi c'era Frison. E quindi quando c'è stata la prima notizia dell'arrivo di Frison, io non ci credevo, cioè per me è come se andassi a giocare con Buffon, capito? Certo, sì, aveva esperienza in Serie A col Catania, quindi. Poi niente, quell'anno lì poi alla fine si rilevò l'anno in cui ho fatto più presenze tra i professionisti. Sì. Quell'anno lì è stato poi concluso con i play-off dove insomma hai fatto comunque bene. Tra le partite, diciamo, quella che io ricordo personalmente di più è quella di Lecce, dove praticamente hai tenuto la Samba in piedi da solo quasi a Lecce contro uno squadrone e magari con un pizzico in più di fortuna a tiro di pallocchia poteva entrare, e adesso parlavamo di altro purtroppo, ti ricordi? Sì, no, vabbè, come dimenticarselo. Io, guarda, mi ricordo di quell'annata lì, praticamente mi ricordo quasi tutte le partite vissute. Mi ricordo che in panchina c'era Sanderra quell'anno. Io con Mister Sanderra avevo un rapporto stranissimo, cioè nel senso che Sanderra come allenatore è uno molto riservato, chiuso, c'ha le sue idee, non le dà molto a vedere. Ricordo due episodi bellissimi di quell'anno e soprattutto del mister Sanderra. Dopo la partita di Fano, che fece la parata che manco oggi so come ho fatto sinceramente, su quel colpo di testa, e lui mi disse bravo a fine partita, non una parola in più, non una parola in meno. E poi niente, lì a Lecce mi ha detto solo fai quello che sai fare e basta. E la partita è andata come è andata. Gli hai dato retta, diciamo. Sì. Poi, dopo, cioè, al di là di Sanderra, hai avuto
anche qua, visto che hai passato tutta l'era Fedeli, gli allenatori non si contano, Moriero, Palladini, Roselli, Maggi, fino ad arrivare a Capuano. Raccontaci magari qualcosa di anche magari di soprattutto di Capuano, che è visto come un personaggio, e a Salmetto qualcuno ogni tanto ancora lo chiama in causa, anche dopo l'esonero di Montero, cioè, sui social si chiamava a gran voce il suo nome, nonostante che la carriera non sia propriamente a livello di risultati, parlo delle migliori, però magari come personalità. Con mister Capuano vai scendi in campo e tu sei un soldatino, nel senso che stai tutte le cose a memoria, dai calci piazzati alla fase difensiva alle ripartenze dal fondo, hai tutto ben preciso in mente. Cioè tu, diciamo, a livello di gioco tuo, di approccio alla partita, sai praticamente tutto. Devi mettere in pratica quel che lui dice. Poi giustamente c'ha le sue uscite, ma se no non è Capuano, se non fosse, certo. Quindi ha mai combinato qualcosa nello spogliatoio a San Benedetto, qualche sfuriata memorabile, ce lo puoi dire? Oppure, ma guarda, che sfuriate memorabili no, perché ne ha fatte tante e tante ne abbiamo fatte anche noi, perché poi alla fine è un gran mister. Io anche ci ho messo del mio, mi ricordo a fine partita forse un bel pugnetto sulle costole gliel'ho dato per esultare. Il mister forse, se vedrà l'intervista, se lo ricorderà. Però è un grande allenatore e spero che tutti i giocatori di Lega Pro un anno lo passino con lui, perché crescono veramente tanto. Invece di Ottavio Palladini, che sa anche lui, vabbè, un monumento a San Benedetto. Vabbè, Ottavio, che guardiani lui. Ottavio per me era un papà, dai. Poi alla fine, a fine stagione, avevamo instaurato un rapporto dove bastava guardarci negli occhi e ci eravamo detti tutto, ecco. Bene. Senti, tra i tuoi compagni di squadra, a parte, se la prima domanda è se senti ancora qualcuno, ti sono passati tanti anni, quindi magari qualcuno lo sente ancora, e se di Leonardo Mancuso hai... diciamo, vedevi già allora, si vedeva che poteva arrivare ancora più lontano, perché quando è arrivato a San Benedetto non era anche lui un po' tra lo scetticismo generale, non si capiva se era un ala destra, un attaccante, poi ha fatto 22 gol, se non vado errato, vado a memoria. Io di Leo non ci avrei scommesso, devo essere sincero, però si vedeva che c'aveva dei colpi d'altre categorie. Poi sai, in ritiro è un po' il lavoro, si è affaticato, non riesce a esprimerti al 100%. Poi ha fatto una stagione incredibile. Poi Leo, quando arriva sull'onda giusta, altro che surfisti, i surfisti gli fa un buff, va proprio dritto per la sua strada e non lo ferma più nessuno. Leo, devo essere sincero, è l'unico mio ex compagno che sento tuttora. A distanza di qualche mese ci sentiamo, ma per la pesca, non per il calcio. Ok, quindi siete appassionati entrambi di pesca. Vabbè, sì. Vi vedremo assieme, magari chissà quando si potrà spostarsi. E speriamo di riuscire a vederci in qualche sponda di qualche lago sperduto per l'Italia. No, vabbè, poi sento tuttora anche De Paoli, perché ha giocato con me l'anno scorso. Quest'anno sta facendo una stagione incredibile a Monopoli, ma veramente incredibile. Mi sa che ha già fatto 11 gol e sono tre partite, se non sbaglio, che la ingriglia consecutivamente. De Paoli, io lui lo sa perché ci siamo sentiti poco tempo fa, io gliel'avevo detto subito, appena era arrivato a San Benedetto, già che lo conoscevo da che lui è di Genova, io quando lo conoscevo prima, gli ho detto: se tu riesci a mantenere l'umiltà diventi un grande. La Samba non ha fatto male, quando ha giocato poco, ma quando giocava aveva segnato qualche gol, quindi lui ha fatto una presenza, giocato pochissimo, però c'era, si vedeva già la stoffa, sì. Un'altra domanda è, che ti voglio fare, è relativa alla società, perché adesso, come saprai, la Samba non è più di Franco Fedeli, ma di Serafino. E su Fedeli a San Benedetto, diciamo che o lo si odia o lo si ama, non c'è una via di mezzo, c'è chi lo rimpiange, c'è chi non vedeva l'ora che se ne andasse quando se n'è andato.
Tu ci hai passato assieme un bel po' di tempo, non con lui ovviamente soltanto, ma con la società. Che cosa ci puoi dire a riguardo? Cioè, senti ancora qualcuno? Hai avuto delle divergenze oppure andavi d'accordo? Prima volta che, che ho avuto contatti con la società è stato quest'estate con Andrea Fedeli, perché mi ha cercato, che ero senza squadra, e quindi ci siamo sentiti, ma adesso ultimamente non ci siamo più, diciamo, avuto un contatto telefonico, non l'abbiamo avuto, però quest'estate l'ho sentito. Ma il rapporto con Franco Fedeli era amore e odio con me, nel senso che quando facevo una mezza quaglia o una quaglia intera me la ricordava per tutta la stagione, però quando era ora di dirmi bravo era il primo conoscere che avevo fatto una buona partita, ecco. Quindi, cioè, non, diciamo che non, siccome lui era solito fare sfuriate in conferenza stampa senza ritegno, nel senso non è che lavava i panni sporchi Franco fuori, ma lo devi saper prendere. Come capisci come prenderlo? È un presidente, giustamente. Poi per il lato economico non ci ha mai fatto mancare nulla, anche organizzativamente parlando è sempre stato impeccabile. Io posso solo dirgli grazie. Ok, sei stato chiaro. Veniamo alla Samba attuale, anche se so che per motivi di lavoro non riesci più di tanto a seguirla. Sì, però appunto la seguo perché leggo sui social, su internet, ma non guardo le partite perché appunto sono impegnato in altro, ecco. Ok, però io ho due domande da farti prima di salutarti relativamente alla Samba attuale o comunque in genere. Saprai che ci sono stati comunque dei problemi, avvicendamenti tra i portieri, perché comunque sono stati degli errori. Diciamo che Tommaso Nobile era il portiere titolare fino a quel momento, aveva fatto un grande campionato, ha commesso un errore, se non sbaglio a Gubbio, e da lì è entrato in un vortice di errori ripetuti fino a quando non ha perso il posto. Cosa scatta dentro la testa di un, cioè l'insicurezza, la paura? Ti è mai capitato di arrivare? Io diciamo di infortuni calcisticamente parlando, non infortuni fisici, di gioco a Benedetto ne ho avuti qualcuno. Diciamo che secondo me la sfortuna che ha avuto quest'anno la Samb è di non avere quella curva dietro le spalle, perché quella curva sì che nel momento dell'errore non è che ti massacra, perché comunque ti fa sentire il peso dell'errore. Ti responsabilizza, diciamo, dai. Fatto. Però se tu sei forte qua dentro ti dà una carica che se sei bravo mentalmente forte fai l'errore, ma se non è nella stessa partita, la partita dopo ti dà una carica che riesce a rimediare l'errore passato. Io Nobile non lo conosco, cioè, lo conosco calcisticamente perché abbiamo giocato contro e poi giocava qua a Vercelli e io sono di Torino, quindi Vercelli ce l'ho qua. Io quello che gli posso dire solo, se magari vedrà l'intervista in futuro, è di non pensare all'errore, di andare avanti tanto col lavoro. Poi è un portiere che c'ha un sacco di esperienza alle spalle, nonché giovanissimo, ma ne è già passati anche lui 100.000, e quindi deve solo lavorare e pensare a quel che fa, e se ritornerà in campo spero per lui al più presto di far quello che sa fare, perché è un portiere valido, perché se no, se non fosse valido le presenze nei professionisti non le fai. Certo, è un portiere valido, quindi può solo stare che tranquillo. Quindi diciamo che tra le righe mi stai dicendo che se ci fosse stata la curva forse gli errori ne sarebbero stati uno al massimo due, poi magari con la spinta del pubblico sarebbe stato diverso. Sempre caratterialmente come persona, certo, come sei per superare l'errore o meno. E lui è in ballottaggio anche per la partita di domani con Lorenzo Fusco, che ha giocato recentemente, che è un ragazzo che, se ammetto, in realtà c'è, cioè, da anni, ma conosciamo molto poco. Tu hai avuto modo di essere suo compagno di squadra. Che cosa puoi dirci di lui? Perché davvero è difficile sapere qualcosa, perché è giovanissimo ancora, nonostante che... Compagno di squadra direttamente no, io mi ricordo che quando io ero lì a San Benedetto lui faceva le giovanili. Ok. E
e poi veniva con noi Raciglini, lui, lui rimaneva nelle giovanili. Ma no, c'ha una struttura fisica simile alla mia, anzi, se non che più grosso. È un portiere giovane, un portiere che deve fare esperienza, sta nella sua bravura, ma soprattutto secondo me alla società di non bruciarlo, cioè di dosare cose, anche perché osannare un ragazzo è facile, ma poi nel momento delle difficoltà bruciarlo è un attimo. Cioè, sì, sì, no, perché a Perugia ha fatto una gran partita, però magari poi comincia a sentire il peso. No, ma io avevo visto l'anno scorso la partita di Reggio Emilia e si era comportato benissimo. E niente, sta, secondo me, più che nella sua bravura in campo, sta nella bravura della società. Il suo futuro San Benedetto. Bene Fabio, io direi che ci possiamo salutare e l'ultima cosa che ti chiedo è se vuoi fare un saluto ai tifosi o anche se sei mai tornato a San Benedetto, a parte la pandemia, però nei limiti del possibile, diciamo, nel corso degli anni. San Benedetto non torno da un po' perché l'ultima volta era un compleanno di un bimbo e quindi giocavo lì che ero già a Rieti. E niente, saluto tutti quelli che mi conoscono, che ne ho conosciuti tanti a San Benedetto, tutti quelli che mi hanno voluto bene, e niente, gli mando un grosso abbraccio, e continuerò a tifare Samb, spero un giorno di ritornarci, sia a San Benedetto che a indossare quella maglia, quando la indossi è tanta roba. Bene Fabio, ti ringraziamo e niente, ci sentiamo prossimamente, ciao. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.